Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Telsir, compresse rivestite vive Healthcare SRL, unipersonale ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2022. Cos'è Telsir, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Telsir, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Telsir, compresse rivestite? Telsir, compresse rivestite, è un farmaco a base del principio attivo fosamprenavir sale di calcio, appartenente alla categoria degli antivirali, inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori delle proteasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Vive Healthcare SRL, unipersonale. Telsir, compresse rivestite, può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Telsir 700 mg 60 compresse rivestite, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Vive Healthcare UK Limited concessionario. Vive Healthcare SRL, unipersonale ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe H. Principio attivo: fosamprenavir sale di calcio, gruppo terapeutico. Antivirali, inibitori delle proteasi, forma farmaceutica. Compresse rivestite, indicazioni Telsir in associazione con una bassa dose di ritonavir, indicato nel trattamento di pazienti adulti, adolescenti e bambini dai 6 anni in poi, con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo HIV-1, in combinazione con altri farmaci antiretrovirali. Negli adulti, con limitata esperienza di trattamento con antiretrovirali, Telsir in combinazione con una bassa dose di ritonavir non ha mostrato di essere efficace come lopinavir/ritonavir. Non sono stati condotti studi comparativi nei bambini o negli adolescenti. In pazienti pesantemente pretrattati non è stato sufficientemente studiato l'uso di Telsir in combinazione con una bassa dose di ritonavir. In pazienti già trattati con inibitori della proteasi, PI, la scelta di Telsir deve essere basata sulla verifica individuale della resistenza virale e sulla storia terapeutica dei pazienti, vedere paragrafo 5.1. Posologia Telsir deve essere somministrato solo con una bassa dose di ritonavir, in quanto esso aumenta la farmacocinetica di amprenavir ed in associazione con altri medicinali antiretrovirali. Pertanto, prima di iniziare la terapia con Telsir, deve essere consultato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di ritonavir. La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento dell'infezione da HIV. Fosamprenavir è il profarmaco di amprenavir e non deve essere somministrato in concomitanza con altri medicinali contenenti amprenavir. A tutti i pazienti deve essere ricordata l'importanza di aderire all'intero regime di dosaggio raccomandato. Si raccomanda cautela qualora si eccedano i dosaggi raccomandati di Telsir più ritonavir di seguito indicati, vedere paragrafo 4.4. Telsir compressa si somministra per via orale. Telsir compressa può essere assunto con o senza cibo. Telsir è anche disponibile in forma di sospensione orale per l'uso nei pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse e nei pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 39 kg, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Telsir sospensione orale. Adulti, la dose raccomandata è 700 mg di fosamprenavir 2 volte al giorno con 100 mg di ritonavir 2 volte al giorno. Pazienti pediatrici dai 6 anni di età, la dose per gli adulti di una compressa di Telsir da 700 mg 2 volte al giorno, con ritonavir 100 mg 2 volte al giorno, può essere prescritta anche per i bambini con un peso corporeo di almeno 39 kg e in grado di deglutire le compresse. Per i bambini di peso corporeo inferiore ai 39 kg, Telsir sospensione orale è l'alternativa raccomandata. Per una migliore accuratezza di dosaggio nei bambini sulla base del peso corporeo, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Telsir sospensione orale. Bambini di età inferiore ai 6 anni, Telsir con ritonavir va evitato nei bambini al di sotto dei 6 anni a causa della insufficienza dei dati di farmacocinetica, sicurezza e risposta antivirale, vedere paragrafo 5.2. Anziani, di età superiore a 65 anni, la farmacocinetica di fosamprenavir non è stata studiata in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafo 5.2.
pertanto, non può essere fatta alcuna raccomandazione in tale popolazione di pazienti. Insufficienza renale. Nei pazienti affetti da insufficienza renale, non è considerato necessario alcun adattamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Insufficienza epatica negli adulti con insufficienza epatica lieve, punteggio di Kild-Pug. 5, 6, la dose raccomandata è 700 mg di fosamprenavir 2 volte al giorno, con 100 mg di ritonavir una volta al giorno. Negli adulti con insufficienza epatica moderata, punteggio di Kild-Pug. 7, 9, la dose raccomandata è di 450 mg di fosamprenavir 2 volte al giorno, con 100 mg di ritonavir una volta al giorno. Questo adattamento della dose non è stato valutato in uno studio clinico e deriva da un'estrapolazione, vedere paragrafo 5, 2. Poiché non è possibile ottenere questa dose di fosamprenavir mediante l'uso della formulazione in compresse, questi pazienti devono essere trattati con la sospensione orale di fosamprenavir. Negli adulti con insufficienza epatica grave, punteggio di Kild-Pug. 10, 15. Fosamprenavir deve essere usato con cautela e ad un dosaggio ridotto, di 300 mg di fosamprenavir 2 volte al giorno, con 100 mg di ritonavir una volta al giorno. Poiché non è possibile ottenere tale dosaggio con fosamprenavir usando la formulazione in compresse, questi pazienti devono essere trattati con fosamprenavir sospensione orale. Nel complesso anche con questi adattamenti della dose, negli adulti con insufficienza epatica, alcuni pazienti possono avere concentrazioni plasmatiche di amprenavir barra o ritonavir maggiori o minori di quanto atteso rispetto a pazienti con funzionalità epatica normale a causa di un'aumentata variabilità tra i pazienti, vedere paragrafo 5, 2, pertanto si raccomanda un attento monitoraggio della sicurezza e della risposta virologica. Per i bambini e gli adolescenti con insufficienza epatica, nessuna raccomandazione posologica può essere proposta, dal momento che non è stato condotto alcuno studio in tali gruppi di età. Controindicazioni: ipersensibilità a fosamprenavir, amprenavir o ritonavir, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Telsir non deve essere somministrato in concomitanza con medicinali con una ristretta finestra terapeutica che siano substrati del citocromo P450 3A4, CYP 3A4, ad esempio, alfuzosina, amiodarone, astemizolo, bepridil, cisapride, diidroergotamina, ergotamina, pimozide, quetiapina, chinidina, terfenadina, midazolam per via orale, per le precauzioni relative alla somministrazione di midazolam per via parenterale, vedere paragrafo 4, 5, triazolam per via orale, sildenafil usato per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa, per l'uso di sildenafil nei pazienti con disfunzione erettile, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 5. La cosomministrazione del medicinale antipsicotico lurasidone e fosamprenavir barra ritonavir, FPV barra RTV, è controindicata, vedere paragrafo 4, 5. La cosomministrazione di paritaprevir e fosamprenavir barra ritonavir, FPV barra RTV, è controindicata a causa dell'atteso aumento dell'esposizione a paritaprevir e della mancanza di dati clinici che valutino l'entità di tale aumento, vedere paragrafo 4, 5. L'uso concomitante di Telsir con simvastatina o lovastatina è controindicato a causa di un incremento delle concentrazioni plasmatiche di lovastatina e simvastatina che possono aumentare il rischio di miopatia inclusa la rabdomiolisi, vedere paragrafo 4, 5. Telsir con ritonavir non deve essere somministrato in concomitanza con farmaci con una ristretta finestra terapeutica, che siano altamente dipendenti dal metabolismo CYP2T6, ad esempio, flecainide e propafenone, vedere paragrafo 4, 5. È controindicata l'associazione di rifampicina con Telsir e ritonavir a basso dosaggio, vedere paragrafo 4, 5. Le preparazioni erboristiche contenenti l'erba di S. Giovanni, Hypericum perforatum, non devono essere usate mentre viene assunto Telsir a causa del rischio di diminuzione delle concentrazioni plasmatiche e di riduzione degli effetti clinici di amprenavir, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i pazienti devono essere informati che il trattamento con Telsir o qualsiasi altra terapia antiretrovirale disponibile non guarisce l'HIV ed essi possono ancora sviluppare infezioni opportunistiche e altre complicanze associate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: quando fosamprenavir e ritonavir sono somministrati in associazione, il profilo metabolico di interazione farmacologica di ritonavir può essere predominante poiché ritonavir è un inibitore del CYP3A4 più potente. Devono pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Telsir, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come Activelle, compressa, Activelle, compresse rivestite, Aglare, Alpheus, Amiodar, compressa, Amiodarone cloridrato bioindustria Lim, Amiodarone ICMA, Amiodarone Milan, Amiodarone Ratiofarm Italia, Amiodarone Sandoz, Amiodarone Zentiva, Amiodar, soluzione, uso interno, Amisitela, Angelique, Arianna, Atover, compresse rivestite, Atover, compresse rivestite, Azalia, Belara, Benilexa, dispositivo intrauterino, Briladona, Briliquid, compresse rivestite, Brileve, compresse rivestite, Buccolam, Cafergot, Calindir, Carbamazepina EG, Carbamazepina Zentiva, Cardiovasc, compresse rivestite, Cemisiana, Cerazette, Colib, compresse rivestite, Colchicino Lirca, Combiseven, Corderone, compressa, Corderone, soluzione, uso interno, Coripren, compresse rivestite, Corlentor, Dasatinib EG, Dasatinib Crca, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Dailette, Desantrel, Desiret, Desogestrel Zentiva, Dian, Dienogestetinil Estradiolo Doc, compresse rivestite, Didergot, Domperidone ABC, Domperidone Doc Generici, Domperidone EG, Domperidone Giuliani, Domperidone Milan Generics, Domperidone Sandoz, Domperidone Teva, Dronedarone Aristo, Drospil, Drosure, Drosurelle, Drovelis, Effimia, Effipred, Egogin, Eletriptan Urobindo, Eletriptan Doc Generici, Eletriptan EG, Eletriptan Milan, Eletriptan Teva, Eletriptan Viatris, Enalaprile Lerconi di Pina Doc, Enalaprile Lerconi di Pina EG, Enalaprile Lerconi di Pina EG Stada, Enalaprile Lerconi di Pina Corca, Enalaprile Lerconi di Pina Milan Pharma, Enalaprile Lerconi di Pina Teva, compresse rivestite, Escapelle, Estinette, Etinilestradiolo più Drospirenone Doc, Etinilestradiolo più Drospirenone Doc Gen, Etinilestradiolo più Drospirenone Doc Generici, Etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, Eve, Evra, Ezetimibe Simvastatina Alnus, Ezetimibe Simvastatina Alter, Ezetimibe Simvastatina Urobindo, Ezetimibe Simvastatina Doc Generici, Ezetimibe Simvastatina EG, Ezetimibe Simvastatina Corca, Ezetimibe Simvastatina Milan, Ezetimibe Simvastatina Sandoz, Ezetimibe Simvastatina San, Ezetimibe Simvastatina Tecnigen, Ezetimibe Simvastatina Teva BV, Ezetimibe Simvastatina Zentiva, Fedra, Feludipina Milan Generics, compressa rilascio modificato, Feludipina Ratiofarm, Feludipina Sandoz, Feludipina Zentiva, Femiti, Gestodiol, Ginoden, Goltor, Gracial, Alcion, Armonet, Inegi, Hypnovel, Isoptin, compressa rilascio modificato, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, Ivabradina Accord, Ivabradina Aristo, Ivabradina Aristo Pharma, Ivabradina Aurobindo, Ivabradina Doc Generici, Ivabradina EG, Ivabradina Corca, Ivabradina Milan Pharma, Ivabradina Teva Italia, Ivabradina Zentiva, Iadizza, Iades, Kestrelle, Kipling, Kirkos, Krustat, Kilena, Lasca, Lercadip. Compresse rivestite, Lerconi di Pina Urobindo, Lerconi di Pina Doc Generici, Lerconi di Pina EG, Lerconi di Pina Milan, Lerconi di Pina Ratiofarm Italia, Lerconi di Pina Sandoz, Lerconi di Pina San, Lerconi di Pina Tecnigen, Lerconi di Pina Zentiva, Lercaprel, compresse rivestite, Lercaprel, compresse rivestite, Lerna, Lestronette, Liladros, Lipenil, Liponorm, Lisitens, Loette, Lovastatina Doc, Lovastatina EG, Lovastatina Milan Pharma, Lovastatina Teva, Lovinacol, Lusil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Libella, Medipo, Mercilon, Metergin, Microginon, Midazolam Accord Healthcare, Midazolam B. Brown, soluzione, uso interno, Midazolam Bioindustria Lim, Midazolam Amil Pharmaceuticals, Midazolam IBI, Midazolam Calcex, Midiana, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Mirzam, Motilium, Multac, Miciclamen, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Mitulip, Miviolet, compresse rivestite, Mivi, Nacrez, Naemis, Naomi, Nelova, Nervaxon, Nexplanon, Nigipress, Norlevo, Novadien, compresse rivestite, Novinette, Novaring, Omistat, Ornibel, Pausonelle, Peridon, Planum, Plendil, Practil, Prevex, Primolutnor, Procoralan, Ranexa, compressa rilascio modificato, Raxar, Relpax, Rixstat, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Riges, Ritmodan, Ritmodan Retard, Rosim, Rubidelle, Rubira, Rieco, Sesonia.
Sinanique, Securgin, Seglor, Serisima, Setorilin, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Silodosina Aristo, Silodosina Aurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina Corca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Teva, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Simbatrix, Simvastatina Arc, Simvastatina Accord, Simvastatina Alnus, Simvastatina Alter, Simvastatina Aurobindo, Simvastatina Doc, Simvastatina EG, Simvastatina Gipt, Simvastatina Epsal, Simvastatina Corca, Simvastatina Milan Generics, Simvastatina Pensa, Simvastatina Sandoz, Simvastatina San, Simvastatina Technigen, Simvastatina Teva Italia, Simvastatina Zentiva, Compresse Rivestite, Simcol, Simacor, Simvalip, Simvat, Simvastin, Slinda, Solvetta, Songar, Spricel, Compresse Rivestite, Staticol, Talentum, Tabacor, Tegretol, Triapin, Triazolam Doc Generici, Triazolam EG, Triazolam Milan Generics, Triazolam Pensa, Triazolam Radiofarm Italia, Triazolam Zentiva, Triminulet, Tiverb, Urorec, Capsula, Vagan, Vastgen, Vastin, Verapamil Doc Generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, Virdex, Visofid, Votrient, Vitorin, Xarelto, Compresse Rivestite, Xarelto, Granuli, Xipocol, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Yvette, Zanedip, Compresse Rivestite, Zanipril, Compresse Rivestite, Zestan, Zevistat, Zocor, Zoeli, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Telsir, Compresse Rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Telsir, Compresse Rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza come regola generale, quando, nelle donne in gravidanza, si decide di usare un agente antiretrovirale per il trattamento dell'infezione da HIV, di conseguenza, per ridurre il rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati svolti studi sugli effetti di Telsir, in combinazione con Ritonavir, sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Il profilo delle reazioni avverse di Telsir deve essere tenuto presente quando venga presa in considerazione la capacità del paziente di guidare o usare macchinari, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo delle reazioni avverse era simile per tutti i rispettivi studi condotti sugli adulti. Popolazioni di pazienti naive alla terapia antiretrovirale, APV 30002, S10, 07, 32, e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste alcun antidoto conosciuto contro Telsir. Non è noto se Amprenavir possa essere rimosso mediante dialisi peritoneale o emodialisi. Se si verifica sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato per evidenziare eventuale tossicità, vedere paragrafo 4.8, e deve essere fornito un trattamento standard di supporto, secondo necessità. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, inibitore della proteasi, codice ATC. Ilunga 05 e 07. Meccanismo d'azione. L'attività antivirale in vitro osservata con fosamprenavir è dovuta a quantità di amprenavir presenti in tracce. Proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, fosamprenavir viene rapidamente e quasi completamente idrolizzato ad amprenavir e fosfato inorganico, prima di raggiungere la circolazione sistemica. La conversione di fosamprenavir ad amprenavir avviene principalmente a, dati preclinici di sicurezza dopo trattamento con fosamprenavir più ritonavir, alla dose raccomandata, la tossicità è risultata simile a quella di amprenavir e si è verificata a livelli di esposizione plasmatici di amprenavir al, elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina cross-carmellosa sodica povidone K30 magnesio stearato silice colloidale anidra rivestimento della compressa. Ipromellosa titanio diossido, E171, glicerolo triacetato ferro ossido rosso, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Telsir, compresse rivestite a base di fosamprenavir sale di calcio sono Telsir, sospensione, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.